sono Mary Marsino e oggi io e Paperotto siamo molto molto arrabbiati perché questa mattina la mia maestra di scienze mi ha messo 2! Dice che non sono uno scienziato! Cosa? Come si permette a dire che Mary Marsino non è uno scienziato? Io adesso ti dimostrerò, brutta maestra, che sono lo scienziato più forte di tutti! Non vedo niente però, vabbè, fa niente! Vedete questa bottiglia? All'interno contiene una sostanza magica e se funziona, altro che 2, voglio 10! Mettete tutti like subito, se no non funziona, fatelo per Baby Maxino! Oddio! Mi sono bagnato tutto! Mi sa che fare lo scienziato non fa proprio per me! Assistente, non è proprio cosa nostra! Dobbiamo vedere assolutamente qualche video per imparare qualche tricks! Magari qualcosa che mamma mia! Questo che cavolo è un pisellino! Scherzavo! Che cos'è una fragola? Buona le fragole! Oddio! Una fragola ghiacciata! Questa la devo far mangiare alla mia maestra che mi ha messo 2, così si impara! Va bene, allora se non capite alcune cose, Baby Maxino è qui che ve le può spiegare! Tipo questo è un porcospino, ecco, vedete c'ha tutte le spine lì fuori! Oh no, Paperotto, giusto o non giusto? Secondo me queste spine sono pure molto molto pungenti! Allora, che cosa fa? Oddio! Una vite porcospino? Mamma mia, un'arma letale! Un cuoricino rotante! Questo qui è buono da dare alla mia crush! Perché, cioè, la mia crush tra poco è San Valentino e devo fargli un regalo! Potrei dargli una pila a cuoricino roteante! Bellissimo! Come entrerà tutto! No, 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 il palo ci sta tesoro! Aiuto! Mi ha rotto! Ma come, come è possibile? Ma... Paperotto! Mettilo pure sopra! Non si rompe! Com'è possibile? Cioè, un chiodo rompe e mille chiodi no? Ma questa è pura follia! Ah, qui sta mettendo del colorante all'interno di un bicchiere! Io questo già lo so che cosa fa! Lo mescola ed esce fuori un dragone a 5 teste! Eh sì, ovvio, ovvio! La chimica me l'hanno insegnata da piccolo! Per tutti i Paperotti! Ma che cavolo è sta cosa? Lasciate subito un like e iscrivetevi al canale se vi piace anche a voi la scienza! Io sono un amante, anche se la maestra mi ha messo 2, ma non me lo meritavo! Ok, abbiamo una bottiglietta? Ha bucato la bottiglietta, vuoi fare un prancone? Questa una volta l'ho fatto al mio amico Gianni! Una volta gli ho fatto perdere una bottiglia bucata e si è bagnato tutto! Tipo come mi sono bagnato io prima! Che cosa sta... Oddio! Un incendio! Fammi chiamare i pompieri! Delle palle! Chissà se posso giocarci a calcio con queste palle! Secondo me no! Secondo me non ci posso giocare, fanno abbastanza schifo! Cosa? Perché questo piatto fa dare fuoco ai fogli? Ci mette questa gelatina sopra, gli dà fuoco, tipo è invisibile! Del fuoco invisibile! Cosa? Oggi poi farò attenzione quando cammino, perché è capace che cammino sopra il fuoco e non me ne accorgo, cavolo! Allora, fatemi togliere questi occhiali che mi fanno proprio male! Allora, ok, l'ha girato. Scusa, dove era la roba dentro? E non c'è più, è sparita! Ma queste sono scienze o magie? Fammi vedere, com'è possibile? Ci mette dentro il soap powder, poi ci mette dentro quell'acqua. Cosa? Non cade più? Ma com'è possibile? La Coca-Cola, meglio la Pepsi! Ma si può togliere il colore? Che cavolo sta facendo? Ci mette dentro del non lo so che cos'è, una roba da non fare a casa? Perché lì dice che è pericoloso! Ma io sono uno scienziato, non mi interessa! Cosa? È diventato trasparente? Wow! Una bottiglia di Coca-Cola trasparente! Così tutte le volte che i miei amici me la danno vuota e credono di farmi fesso, non ci riusciranno! Ma però, te l'hanno mai fatto? Ah, giusto, non hai amici. Ok, 100 ml di water. Che significa water? Water significava mare, se non mi sbaglio. Ci metti il mare lì dentro? Wow! Ok, hanno messo il mare dentro il bicchiere, lo copre e poi che cosa fa? La magia! Wow, Frozen! Let it go! Let it go! And it's when speed below! Bellissimo Frozen, ragazzi, io sono Elsa! Pesciolino ghiacciato!
Ok, ma qui c'è troppo Frozen, cioè, è incredibile. Ok, no, no, un altro pisellino no, non voglio vedere, non voglio vedere. Com'è possibile? Com'è possibile che quella sopra si vede bene e quella dietro no? E com'è possibile che questa si vede bene e quelle sopra sono totalmente invisibili? No, 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 questa è magia. Questa è magia. Tu mi nascondi qualcosa. Tu mi nascondi qualcosa. Non è possibile. Altra Coca-Cola. Buona la Coca-Cola. Mi fa fare tanti ruttini però. Ok, che cosa è diventata? Ma non mi dire che diventa gelatina adesso. Diventa slime. Oh mamma mia, è bellissimo! Questa ragazzi è scienza, è magia. 24 ore dopo, che cosa è diventata? Pipì, che schifo! Don't drink, ma neanche se mi pagano lo bevo, cavolo! Però aspetta, ho indovinato che significa don't drink. In inglese I'm the migliore! Iron Flinger, come iron? Ci mette dentro il ferro. Cosa non ho capito? Ok, è diventato slime! Bello lo slime! Pavelotto, anche tu sei lo slime! Facendo un po' male, vabbè, non mi interessa. Cosa? Ma è uno slime calamitoso? Ok. Cosa? Com'è possibile che rimane? Cosa? No, non è vero! Questa è magia nera! È magia nera! Fate retro, stregone! Io ho paura degli stregoni! No, ma perché? Perché so... Ma adesso è caduta! No, c'era una magia, ragazzi, per forza! E adesso l'hanno tolta, ok? Sta prendendo fuoco? Il fuoco, che brutto! Magari il fuoco però può sconfiggere Huggy Wuggy! Ne sono sicuro! Ragazzi, potrei munirmi del fuoco, Cosa? Ok, lo sto facendo bruciare e diventa nero. Oh mio Dio, ma si brucia ma non prende fuoco, com'è possibile? Ok, quella cos'è? Acqua ghiacciata? Mi sa di sì. Ok, la mette dentro il bicchiere e poi... No! Di nuovo Frozen! Let it go! Com'è possibile? Ma è diventato un po' ghiaccio e un po' acqua. Ma questa cosa è magica. No! Un altro pisellino, non voglio vedere! Una Red Bull. Ma che cosa fai? Perché butti a terra la Red Bull? Questo è inquinamento! Alluminium. Vediamo che cosa fa. Ci mette sotto dell'alluminium. Interessante. E adesso vediamo se fa cadere la Red Bull. Non la fai cadere adesso. Scommettiamo? Cosa? Viene fermato? O la Red Bull è stata magicamente, magistralmente incantesimata dallo stregone di prima? O non me lo spiego proprio? Cioè, io non ho parole. Ok, tanti bicchieri di acqua colorata. Wow! Ma quelli sono i colori primi! Cosa? Com'è possibile che dei fogli... No. No. Voi amici avete mai fatto qualche esperimento? Io li faccio molto spesso e mi piace molto molto molto. Solo che non mi riescono sempre. Che cavolo c'è dentro sta bottiglietta? Che cosa sono quelle cose? Oh mamma mia, ma sono delle spine? Secondo me è sempre il porcospino di prima. Ho questa mezza impressione. Con la calamita li puoi spostare? No. Comunque sta canzone gasa un botto. Sì, sì. Cosa? No. Ma come fa a spostare l'acqua? Ma che cos'è? Mosè? Che divide le acque? Mosè? Vabbè, con un pettine. Ma questo è il pettine dei capelli pelati dello stregone? Però se è pelato come si può pettinare i capelli? Non lo so, non lo so. Ok, questa cos'è? Candeggina? Penso di sì. Ok, la mette dentro buchino soda? Ma buchino non significa una cosa in napoletano? Non lo so, non lo so. Secondo me è un complimento. Mette dello zucchero? Fuoco! Cosa? Che cosa sta succedendo? Ma sono degli animali! Degli insetti, che schifo! Ma questo è palesemente un pezzo di cacca! È un pezzo di cacca, che schifo! Ed è pure bello grande, ma si sta generando! Ma com'è possibile questa cosa, amici? Amici, non capisco! Che schifo! Ah, butta subito sta roba, è peggio di un gibugi! Conosco un mio amico, si chiama Asdrubale. Lui è proprio forte a fare le magie. Una volta mi ha fatto scomparire 100 euro. Non li ho più rivisti. È proprio un mago. E con questo, amici, io vi dico che per oggi può finire qua. Noi ci vediamo in un prossimo video. Mi raccomando, tanti like per fare altri video con me. Magari convinco mio padre di farmi fare altri video. E ciao ragazzi. Però mi dimentico sempre come si spegne. Paperotto, tu lo sai.